che abbiamo fatto un lavoro veramente duro per consentirvi di tornare a scuola la mattina dopo qualche settimana, dopo l'11. Vogliamo chiarire a tutti che purtroppo questa scuola non è stata chiusa a causa della provincia, ma per dei procedimenti giudiziari legati a delle questioni molto complesse. Per questo stiamo facendo di tutto sia per dissequestrarlo, ma comunque se ci consentiranno di poter entrare o se non ce lo consentiranno di far iniziare i lavori immediatamente. Così come vi abbiamo restituito questi spazi, cercheremo di iniziare i lavori e restituirvi quindi il deltico. Comunque in ogni caso noi siamo a vostra disposizione per qualunque miglioria, qualunque iniziativa, qualunque suggerimento. Ci dispiace che quello che è successo purtroppo ci siete capitati in una maniera così improvvisa, ma nessuno poteva prevederlo. Presidente D'Angelo, c'è qualcosa da aggiustare? Ci sono diverse cosucce che non sono andate, forse per la fretta? No, ci sono solo delle parti esterne ancora da sistemare, perché chiaramente il cantiere era servito per sistemare le aule all'interno. Adesso abbiamo approntato tutto quanto necessario, compreso le LIM, sistemeremo anche la parte esterna con gli asfalti che erano previsti, che naturalmente sono stati rimandati perché i lavori erano prioritari. Abbiamo ancora il problema di Teramo 5 all'interno, al quale abbiamo ancora scritto per liberarci di spazi, perché ora... Il Comune ha delle mancanze importanti. Beh, sono un anno e mezzo che abbiamo delle difficoltà con il Comune che ci occupa questi spazi e sicuramente stamattina l'interferenza con l'accesso dei ragazzi diventa importante. Qui c'è l'assessore Tulli, ne ha parlato con lei? Importante per voi. Ne abbiamo già parlato tante volte anche con altri, con i dirigenti, non solo con la politica. Ci vuole pazienza, Presidente. Tanta. Il Comune di Teramo non fa il suo lavoro, abbiamo saputo dalla provincia che è in ritardo sull'edificio del Borsellino alla Cona, la provincia chiede indietro i locali perché deve trasferirci il liceo artistico e il comune non risponde su questo, caro assessore di Padova, e non risponde neanche sulla scuola Jolly. Sicuramente avremo bisogno, visto quello che è accaduto con il Delfico, di qualche giorno in più, ma sicuramente le risposte arriveranno alla provincia, nella consapevolezza che questa situazione che ci è piovuta dal cielo ha scombussolato un po' tutti, quindi nei prossimi giorni sicuramente arriveranno le risposte che la provincia attende. Presidente, allora c'è ancora da attendere, il comune se la prende un po' comodo. Noi partiremo il giorno in cui avremo risposta, sia a sistemare i ragazzi sia a fare la scuola Jolly. Quindi da quel momento partiranno le settimane per realizzare l'edificio importante di cui questa città ha bisogno. Perché sappiamo... Ricordiamo qual è e dove verrà collocata? Allora, la zona chiesta in questo momento al comune, tra le altre, quella con maggiore insistenza, è la zona davanti ad Alessandro, dove possiamo realizzare sia il convitto che le 40 aule circa alternative, chiamiamole così, non jolly, agli istituti superiori. La grande urgenza rimane quella del convitto, che il 7 gennaio comunque dovrà essere ricollocato al fine di non proseguire con questa sistemazione fatta al Gran Sasso, che oltre non confacente a quella che è l'attività del convitto è anche onerosa per le due istituzioni. La provincia comunque ha fatto dei solleciti, no, su queste due questioni, non c'è ancora stata una risposta. Qui c'è l'assessore di Padova, certo, insomma non è il sindaco ma è il vice sindaco. Ma i solleciti sono dettati dai tempi, è chiaro che per realizzare una scuola Jolly abbiamo bisogno di diverse settimane, in particolare solo per realizzare il convitto abbiamo bisogno circa di quasi 3 mesi, quindi prima si parte e prima i 3 mesi scadono, più tardi si parte e più tardi arriveremo a compimento. Dopo aver fatto il convitto immediatamente dobbiamo realizzare, perché ripeto questa città ne ha bisogno per iniziare a fare i lavori in tutte le scuole superiori che in gran parte sono già pronti, dobbiamo realizzare questa scuola alternativa e l'individuazione del sito è fondamentale che sia celere, quindi stesso ragionamento, più tardi si individua il sito e si hanno l'individuazione fatta in maniera politica ha un senso, poi fatta in maniera formale e con tutta la documentazione ne ha un altro, cioè quella di poter consentire alla provincia la reale realizzazione dell'opera. Ecco, questo dibattito in mezzo alla strada, caro vice sindaco, insomma, dovrà portare comunque a una conclusione e c'è da stare fiduciosi sui tempi del comune. Sì, sui tempi del comune sicuramente c'è da essere fiduciosi nella consapevolezza che, come ha detto il presidente, quel sito sulla carta risulta essere il più idoneo, tra l'altro
Ricordo che già all'epoca del sindaco Chiodi era stata quella zona presa in seria considerazione come area e sito idoneo, visto anche che si trova in prossimità del centro, per la realizzazione di un complesso scolastico. Quindi è una zona che il comune già conosce molto bene. Il comune è consapevole altresì come questa scuola Jolly sia fondamentale, non soltanto per la provincia ma anche per il comune di Teramo. Quindi ci attiveremo affinché si possano dare risposte certe agli insegnanti, ma soprattutto agli studenti, ma soprattutto a questa città. Soddisfatto, Presidente? Sì, certamente. L'unica grande, diciamo, richiesta è quella di avere nel più breve tempo possibile la documentazione per iniziare i lavori. I prossimi step sono realizzare la scuola che è cosiddetta Jolly. Il sito è stato individuato definitivamente per avere un unico sito, si è convinto che oltre 40 classi. Stiamo definendo gli ultimi passaggi amministrativi. Ricordiamolo il sito, Il sito è sotto, accanto alla scuola d'Alessandro. E lì riusciremo in qualche mese ad avere la scuola che ospiterà sia col Delfico, il classico, tutte le scuole che avranno bisogno degli interventi, e in particolare queste saranno tutte le scuole della provincia di Teramo.